presa di identificazione? Ecco, questo è un sistema che toglie servizi pagati già con le nostre tasse a noi cittadini, romani in questo caso, ma comunque italiani, perché vediamo Roma è solo un caso di scuola, e che antepone all'interesse pubblico l'interesse privato. Ora, non è tutto così. Noi abbiamo dimostrato che c'è un altro modo di fare politica. C'è una politica fatta dai cittadini all'interno delle istituzioni che pensano con buon senso e che usano centesimo per centesimo dei soldi pubblici come se fosse il centesimo cavato di tasca propria, con lo stesso rispetto e la stessa attenzione. Faceva l'esempio prima Giulia di un'amministrazione, per esempio, guida 5 Stelle a pochi chilometri da Roma, in un terreno che è pesantemente infiltrato dalla camorra, comune di Pomezia, dove non solo il sindaco è incorruttibile, ma c'è un gruppo di cittadini che è la forza del sindaco, perché la persona sola non è la soluzione, ma è la collettività che si fa di nuovo padrona del proprio destino, che dimostra che un modo più diverso di far politica è possibile. Ecco, noi oggi vogliamo gettare il guanto di sfida a tutte quelle forze politiche che vanno nei colpo, riempiono i social quando non giocano alla PlayStation, che dicono che parlano di buona politica. Sì, questo è l'impianto di amplificazione di Pino. E quindi noi lanciamo questo guanto di sfida. Noi lo abbiamo raccolto da anni, adesso sta agli altri dimostrare di passare dai tweet ai fatti. Una bomba, era una bomba, fa andare in tv sistemato. Allora, parlavo prima con Giuseppe Cosimato, che ha un problema familiare e deve andarsene. Ma voleva dire ancora una cosa, perché in effetti è una cosa non di poca rilevanza. Poi chi vuole si ferma e vede il film sulla trattativa, l'abbiamo citata prima, ma lui giustamente mi ha detto, io volevo dire una cosa, perché quella non è una trattativa, quello è un accordo, che è una cosa diversa da una trattativa, e gliela faccio raggiungere. Sì, la mia analisi è questa, non c'è stata trattativa, c'è stato un vero e proprio accordo tra mafia e Stato, anche per combattere le stragi di capaci e di violenti. Poi abbiamo fatto sempre anche Giulia Sarti, cioè di questo scarantino. Che cosa ha messo in evidenza? Che questo non è stato un errore giudiziario, che può capitare un errore giudiziario, ma è stata proprio una manovra diretta a costringere un povero disgraziato a confessare delle stragi che lui non aveva commesso e che non poteva aver commesso perché era un personaggio minore, e ad accusare altre persone innocenti. Dopodiché, solo a distanza, tutti sono stati condannati all'ergastolo, questi innocenti, e a distanza di quasi 30 anni è uscito fuori questo caso di Spatuzzi, che da solo ha distrutto questo processo. E dopo fuori che c'è qualche personaggio che ha partecipato alla strage di Capace e di Via Ravello, che non faceva parte della mafia. A questo punto Spatuzzi accusa apertamente dei personaggi, poi dopo 2 anni dice che non si ricorda bene. Cioè il problema non è solo di dare uno sguardo al passato, ma anche al presente. Questa storia è finita o non è finita? Secondo me non è finita, nel senso che anche qui alcuni esponenti, che qui la mafia c'è, però la mafia ha agito per conto terzo, qua ci sono una serie di mafia che sono in realtà di accordo tra Stato e mafia. Allora, l'omicidio dalla Chiesa è stato un omicidio di mafia commesso per conto terzo, identità che non sono mafiosi. L'omicidio di Dio La Torre è un parlamentare che ha fatto la legge per la confisca dei beni mafiosi, l'omicidio di Mirsanti Mattarella è un altro omicidio in cui c'è stato un accordo, e poi continuando fino alla strage della Taura, che è stato il primo tentativo di far fuori Falcone. Però che cosa è apparso? Un mafioso
che si chiama Francesco Di Carlo, ha dichiarato che lui ha ricevuto la visita in carcere di La Barbera, esponente dei servizi segreti italiani, che gli ha chiesto l'indicazione di un bombardone che fosse in grado di mettere la bomba per far esplodere la, per far esplodere poi la Capaci, insomma, la strage di Capaci. E questo Francesco Di Carlo ha indicato un nome che è Antonino Gioeli, che poi ha indicato il nome di Pietro, di un esponente del terrorismo nero, che è stato condannato all'ergastolo. Cioè, voglio dire che questa storia è stata raccontata bene dalla Cusano, ho visto il film e quindi discusso di non vederlo per l'ennesima, però voglio dire, qui la situazione è abbastanza grave. Io ringrazio il Movimento 5 Stelle perché è una forza politica che si batta, sinceramente, contro la mafia e contro la corruzione, che sono collegati, perché pensare di combattere la mafia senza combattere la corruzione, l'accordo politico che sottintende queste due entità, significa andare a voto. Ecco, loro cercano di fare questa battaglia strategica fondamentale, io sono grato a loro, e come in passato noi magistrati ci siamo conosciuti nel partito di Enrico Berlinguer, perché faceva le battaglie contro la mafia, sinceramente, quindi ci siamo iscritti, abbiamo accettato il voto di io, Terranova, che poi è stato ucciso, ed altri magistrati, perché ritenevamo, non essendo comunisti, non eravamo comunisti, però eravamo schierati dalla parte di chi combatteva la mafia. Noi dobbiamo oggi riconoscerci in una forza politica che è in grado di fare delle leggi antimafia che siano efficaci come quelle che ci sono state fino a questo momento, ma anche contro la corruzione, perché se non si combatte la mafia ma non si combatte la corruzione, la battaglia viene persa. E quindi io vi ringrazio e spero di rivedervi. Collegate comunque
cosa inquietante che potrebbe scadere. Esistono dei clan verso la famiglia Spada, comunque si sono ritrovate in altre inchieste, sempre parallele a queste di Mafia Capitale, che comunque vedevano interessamento dell'ex direttore del municipio che decideva personaggi altrettanto inquietanti all'interno del suo ufficio, che raccontavano gli omicidi commessi sul lungomare per la questione della costruzione delle spiagge di Chioschi. La questione delle spiagge ossia è una questione che ha visto fiumi di denaro, questi ultimi 30 anni, arrivare, fiumi di investimenti che hanno poi comunque portato anche all'inchiesta di questi giorni. Non ci siamo fatti mancare nulla perché c'è stata anche la banda della Magliana. Io ricordo nel suolo bianco steso a terra con sotto Paoletto Frau, abitava sulla strada di casa mia. Io ero un ragazzino, ricordo nel suolo, ricordo la strada chiusa, un omicidio fatto ad Ostia legato alla banda della Magliana. E per cui diciamo che, come diceva poc'anzi Betis, molte di queste storie si sono intrecciate poi. Anche oggi, pensando che gli interessi del porto di Roma sono stati messi poi a disposizione del presidente del municipio, che aveva messo l'attenzione sugli edifici per spostare una riserva di vigili urbani, per forza, nonostante questa non fosse adeguata. E naturalmente servirono delle varianti per poterlo fare. Viene poi in seguito, perché da quello che emerge poi comunque, mandato via, condannato il capo dei vigili urbani, perché si era messo di traverso su questa situazione, e per cui vediamo sul territorio del litorale comunque anche questa metamorfosi della mafia, che prima sparava, commetteva omicidi e oggi poi compra politici per poter ottenere poi favori. Ricordo fotografie che ancora sono disponibili e si possono trovare, comunque nulla in questo momento possono dire di personaggi noti all'interno del comune di Roma che ricoprivano cariche importanti, che si facevano fotografare in spiagge concesse ai Triassi, dove Vito Triassi era presente all'inaugurazione della consegna della spiaggia. Questo potrebbe non significare nulla, ma sicuramente erano campanelle d'allarme che dovevano essere interpretate in qualche modo, comunque dovevano fare in modo che una classe politica, perlomeno, se non una società, facesse qualcosa per arrivare a quello che poi Giulia Sarti diceva prima, andare a denunciare, andare ad approfondire, a vedere cosa c'era dietro questi affari, cosa c'era dietro queste situazioni poco trasparenti. Sarò breve, così poi vi lascerò vedere il film, voglio raccontarvi un aneddoto che poi ricalca un po' quello che abbiamo vissuto come consiglieri, cittadini, passati alla politica, che si aspettavano naturalmente di poter esercitare il loro mandato in modo da poter proporre, da fare qualcosa per il territorio, ma naturalmente voi sapete che il Presidente si è dimesso e poi dopo in seguito è stato arrestato per i fatti che sono mai noti, perché comunque comparsi da tutti i media nazionali, parliamo di richieste del 10% riguardanti gli appalti del verde pubblico o di probabili mazzette prese per l'assegnazione della posizione della spiaggia. Quando siamo entrati in municipio, la prima cosa che abbiamo fatto come gruppo, non io personalmente, perché poi le decisioni le prendevamo insieme agli altri consiglieri dal gruppo del Movimento 5 Stelle di Ostia, del municipio, sono andato a parlare con il Presidente Tassone. L'ho fatto con tutte le buone intenzioni possibili, perché speravo di poter lavorare all'interno del municipio negli ordini costituiti dalle eccellenze di garanzia, ovvero le commissioni e il consiglio, in modo da portare idee, tra l'altro i programmi molto spesso erano simili, cose che non sono mai state attuate, che però speravamo, visto che erano sulla carta, erano comunque proposte con la campagna elettorale con cui si erano presi consensi sul territorio, di poterle portare avanti. Sono andato nel suo ufficio ed è stata la prima e l'ultima volta che io sono entrato in quell'ufficio. Per 2 anni non ci sono più entrato. Perché? Perché a questa proposta, ovvero nel momento in cui ci accorgevamo che le decisioni sui temi importanti, le spiagge, dove c'erano i soldi, venivano prese da altre parti e le commissioni passavano la strada sotto casa, le piccole cose che poi erano nient'altro che riportare
lavorare sui temi come garanzia e come comunque Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni, insieme a loro, insieme alle altre forze politiche, lui a me mi ha risposto che ti serve qualcosa, basta che fosse. Allora lui, io sono uscito da quell'ufficio, era appena entrato in politica, si può dire, e per cui certi meccanismi li avevamo intuiti, ma erano poco chiari ancora, domandandomi che cosa mi aveva detto. Io avevo chiesto a lui di lavorare, lui mi aveva detto sostanzialmente che se io avevo bisogno di sistemare qualche situazione a livello personale o a livello di gruppo, ma anche comunque per il mio consenso elettorale, perché poi i voti si prendono così sul territorio, facendo i favori con il clientelismo. Lui mi aveva proposto questo, io questo l'ho capito uscendo dall'ufficio, ma poi dopo ho trovato conferma del percorso amministrativo all'interno del municipio. Allora questo è un problema da non sottovalutare, perché è vero sì, le mazzette e la corruzione ha un'anticamera, che è questo concetto, il concetto di gestire la cosa pubblica a fini personalistici, per il consenso, per trovare poi dopo dall'altra parte chi riconosce in te l'aveva risolto il singolo problema e di fatto non permette una programmazione, non permette di poter affrontare le cose a 360 gradi e poter comunque andare a valorizzare o usare le risorse già scarse per i bilanci del Comune di Roma e del Municipio nel modo migliore. Ecco, allora io concluderò dicendo che esco da questo percorso molto toccato, nel senso che non me lo sarei aspettato, mi sarei aspettato quello che è successo, ma anche rafforzato da una convinzione che quello che abbiamo fatto ci permette di uscire a testa alta da questa esperienza e di poter riproporci finalmente con un percorso e un passato chiaro, trasparente e lineare, che dice sostanzialmente che si può governare un territorio in modo onesto. Allora, bellissime frasi che sono qui trascritte sui muri, e una in particolare che mi ha colpito, che è quella dove si dice che nati senza speranza grazie alla mafia. Ecco, io questa cosa non ci credo, non voglio crederci, perché il lavoro che abbiamo fatto ha dimostrato che questa speranza la possiamo ancora ritrovare, impegnandosi insieme con tutte le parti buone, non è solo il Movimento 5 Stelle, perché da soli non ci riusciamo con la parte buona della città di Ostia, permettetemelo di farlo perché siamo finiti i giornali, tutti i media nazionali, come qualcosa di terrificante. Non è solo questo, ci sono delle realtà bellissime, c'è un territorio bellissimo che va valorizzato, delle persone bellissime, e insieme a queste persone possiamo percorrere e raggiungere gli obiettivi di cui stiamo parlando. Concludo veramente dicendo che c'è stato un passaggio molto importante, che è stato quello da Roberta, il municipio dove abbiamo proposto il reddito di cittadinanza. Ecco, io trovo che questa proposta debba essere portata avanti, perché in un momento in cui c'è un abbassamento dello stato sociale, dove i problemi riconducibili alla mafia, riconducibili a molti di questi aspetti, sono dovuti anche alla mancanza di risorse, alle persone che vanno comunque, le vediamo, io ce l'ho sotto casa, perché tutti quanti vanno nel centro delle condizioni a raccogliere quello che trovano, vanno a mangiare la Caritas. Questo strumento deve essere perseguito, deve essere portato avanti e dobbiamo sostenerlo, perché sicuramente è una parte importante per poter ripartire e combattere l'illegalità che abbiamo visto e vissuto sulla nostra pelle in questi anni. Grazie a tutti. Grazie, allora si è fatto tardi, quindi tra poco chiudiamo, solo che qui mi hanno portato le domande che nel frattempo avete raccolto, alcune di queste non le ho lette tutte subito appena mi sono arrivate, ovviamente erano rivolte in Cosimato, non l'ho fermato perché di fatto lui ha già dato la risposta a molte delle domande che avevo qui, quindi non era il caso di rifargliele, ce ne sono altre che riguardano strettamente il municipio, quindi non so qui, non esiste competenza vostra, magari poi ne parlate voi, ve lo dico, vorrei raccoglierne un gruppo perché tanto affrontano tutte lo stesso tema, che dovreste, è un tema di quelli che sentiti oggi, in qualsiasi posto uno vada,
che è quello dell'immigrazione. Cioè ti chiede anche se, a parte soluzioni sul problema degli immigrati, dove metterli, dove non metterli, ma se secondo voi sono pilotati qui dalle mafie internazionali. Non so chi vuole rispondere a questa domanda. Si è occupato proprio di queste cose
si è visto fare, dopo che Marina aveva detto non lo farò mai più, lasciamo i bandi di luglio e di agosto scorso, su i residence per 580 residenze di emergenza, ha capito che c'era qualcosa che non andava, perché ne avevano invitate 15, erano tutti interessate, il giorno della presentazione dell'offerta sono spariti tutti, è rimasto solo Buzzi, e è andato dai carabinieri, e con i carabinieri mesi dopo ha fatto anche un'altra cosa, perché ha provato a farla come era normale farla, lui ha cominciato a guardare prima chi c'è dato in questi residence, andiamo a controllare un attimo, fa l'esame a campione e scopre che il 40% non ha nessun diritto a star lì, perché ha redditi molto più alti, molto oltre il doppio che del limite massimo previsto dalla legge, che sono 18.000 euro, quindi c'erano redditi di 40, 50, 60, anche 100.000 euro, erano finiti lì come sempre gli amici degli amici, però fa il campione perché sono 580, lui è da solo, e scrive al vice sindaco di Roma, Luigi Neri, perché ha la delega sul personale, se io ho bisogno di ispettori per andare a controllarli tutti, perché se sono illegali.